Devo dire che mi capita sempre più spesso di partecipare a dei momenti di confronto in cui soprattutto le istituzioni si devono mettere in una situazione di, oddio, adesso come posso parlare di porto senza scatenare qualche reazione? Oppure di difesa, secondo me, o comunque di, no, excusatio non petita, no? Prima faccio delle premesse per far stare un po' tranquilli tutti, e probabilmente è un po' un atteggiamento, non lo so, mi ha un po' stancato da un certo punto di vista, nel senso che andando a vedere poi come le cose vengono fatte, o quantomeno come noi abbiamo impostato un certo discorso di prospettiva, mi viene da dire che probabilmente non c'è niente di cui scusarsi, o quantomeno niente di cui avere timore di condividere. Forse, diciamo, la cosa essenziale sta proprio nella condivisione. Parto un po' dalla fine, l'intervento del DHI viene dopo una serie di interventi, anche di Campostrini e di quelli che hanno preceduto, dove si è messa molto diciamo, la focalizzazione sulla necessaria, anche l'Università di Padova, mi ricordo all'inizio, no? Attenzione, conoscenza, analisi e valutazione, come se noi, un po' come nel Medioevo, facessimo delle infrastrutture. Senza preventivamente fare, e probabilmente una volta è stato anche così, no? Un'attenta analisi costi-benefici che metta dentro tutta una serie di valutazioni. Quindi l'approccio scientifico, la conoscenza, la valutazione e la condivisione sono gli elementi essenziali di come si deve sviluppare il porto, e anche gli elementi essenziali di come opera poi, nel mio caso specifico, l'autorità del sistema portuale oppure la struttura commissariale delle crociere. Quindi la possibilità di fornire delle prospettive parte sicuramente da quello che è stato detto, cioè non parliamo di un porto che deve dare conto solo e soltanto ad una piccola comunità, o una piccola cerchia di persone che esprimono delle posizioni probabilmente non adeguatamente no? Scientifiche o informate, ma il porto deve dare conto al mondo, cioè il porto di Venezia, senza retorica, ma è uno dei 16 sistemi portuali italiani, ma che deve dare conto ad una comunità mondiale, la comunità di business che noi incontriamo, diciamo, periodicamente. Anche recentemente ho incontrato no, dei possibili, come dire, dei partner commerciali, i quali mi raccontano di come vanno le rotte globali e dell'impatto dei traffici che sarà nei prossimi giorni. Quindi, primo elemento sicuramente considerare il porto come un player che a livello globale, e poi diciamo per le nostre caratteristiche molto legato al mercato di riferimento che è quello del Nord-Est, che è una delle regioni a maggiore vocazione import-export a livello globale, questo già riposiziona un pochino le cose nel modo corretto. Quindi elemento storico e elemento di posizionamento strategico. Noi siamo una infrastruttura su cui lo Stato italiano ha pianificato e continua a pianificare e erogare tutta una serie di risorse pubbliche che fanno sì che noi non possiamo far altro che valorizzare queste risorse pubbliche che vengono date. Tutto il tema che ha illustrato il segretario generale, avete visto, no? Abbiamo parlato di un tema di accessibilità nautica, un tema di accessibilità lato terra, nel breve, nel medio e nel lungo periodo, come si va a costruire un porto che sia più accessibile, meno interferente con la viabilità
stradale, quindi anche tutto il tema del ferroviario. Lì è il classico esempio di come si stia lavorando per aumentare la potenzialità del porto. Mi è piaciuto molto il discorso dell'ottimizzazione. Questo è un concetto che vale sia nel giusto dimensionamento dell'opera pubblica, no? Diciamo, siamo andati ben oltre le logiche fintamente indirizzanti circa le priorità della legge obiettivo, no? Che di fatto era un buon meccanismo, ma poi esercito in maniera non sempre finalizzato a trovare le priorità. In questo caso, con le risorse che vanno diminuendo, l'attenzione a ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche, ma soprattutto a ottimizzare l'intervento umano sulla laguna. Quello che ha fatto vedere gli ECI era: non andiamo a scavare perché lo prevede il piano regolatore, perché lo posso fare, e quindi a fare un intervento invasivo. Cioè l'elemento di considerare di essere consapevoli dove sto operando all'interno di un ambiente molto delicato, un ambiente che ha tutta una serie di dinamiche legate al cambiamento climatico, a questa prospettiva medio lungo periodo di inadeguatezza anche dei sistemi di protezione. Quindi io quando vado a progettare, perché tra l'altro l'intervento del DHI poi è stato assorbito dalle competenze del commissario straordinario, quindi io come commissario ho anche delle risorse pubbliche, perché il governo italiano ha deciso che l'alternativa per certe navi da crociera dovesse essere anche Marghera, ma ha anche deciso che il commissario deve studiare e realizzare l'accessibilità nautica alle infrastrutture del porto, ovvero Marghera, ovvero la stazione marittima, ovvero il canale Monomocco Marghera, ovvero il canale Vittorio Emanuele. Questo l'ha deciso il governo, non l'ha deciso il commissario. E quindi andare a studiare come io vado a garantire questa accessibilità con un'ottica della ottimizzazione, ovvero della minimizzazione dell'intervento dell'uomo. Faccio solo e soltanto quello che serve per garantire, d'accordo ovviamente con la flotta marittima e con i piloti, con i comandanti, l'accessibilità in sicurezza di un certo tipo di navi, ovviamente con tutti la regolamentazione che poi sta a correre, varie ordinanze e quant'altro. Questo è un altro elemento molto importante, cioè è l'amministrazione pubblica che si fa garante, in questo caso, del rispetto dell'ambiente in cui andiamo ad operare. Poi si è parlato molto di transizione. Ovviamente il concetto di transizione, anche in questo caso, può essere applicato a tutti i fenomeni naturali e anche a quelli, in questo caso, di business. Venezia è stata recentemente un tipico caso di assenza totale di transizione, no? Quando parliamo appunto delle crociere, non c'è stata alcuna transizione, c'è stata una decisione che ha a un certo punto messo il punto su una serie di discorsi che si stavano facendo su questo settore, ma non c'è stata una transizione verso un modello o verso un sistema con delle infrastrutture pronte. Semplicemente si è deciso di finire un business e di dare mandato ad una struttura commissariale e delle risorse per costruire qualcosa che però nel frattempo ha comportato la perdita di lavoro, la perdita di sicurezza, la perdita di tutto un business. E per fortuna che Venezia continua comunque ad essere la destinazione preferita, penso, del mondo per il mondo delle crociere. Però il tema della transizione è importante, perché tutte le politiche pubbliche dovrebbero essere improntate ad una, questo lo dico sempre, una preventiva valutazione, tutte le normative, una valutazione, un impact assessment della regolazione, che è fondamentale. Prima di fare un intervento normativo vai a vedere cosa comporta, analizzando almeno 2, 3 o 4 scenari. E questo è quello che noi stiamo cercando di fare, lo faremo, l'avremmo auspicato che fosse stato adottato per la normativa, lo faremo anche nella prospettiva del porto, no?